Teniamo sempre conto che la parola chiave del transpersonale è trascendere e includere. Quindi non neghi ovviamente la descrizione delle sindromi psicopatologiche, non le neghi. Semplicemente le lasci lì dietro le quinte e sono poco funzionali al tipo di approccio e di metodologia. Ti serve poco, perché appunto la tua epistemologia, essendo un'altra, non ti serve. Noi consideriamo ogni evento come un trans, l'unità di esperienza io, te e il campo. Abbiamo strumenti per leggere la struttura del processo e lavorare sulla struttura del processo per favorire un'armonizzazione di ciò che è disarmonico e via di seguito. No? Questo è un aspetto dell'epistemologia che sostiene poi le pratiche che si fanno in questa direzione. Quindi che poi la struttura del processo in termini di fenomenologia mostri la fenomenologia coatta o la fenomenologia depressiva, ci sta, la possiamo avere lì e riconoscere. Infatti parliamo delle posizioni psicodinamiche connesse con i vari dualismi, che sono un po', che riprende un po' i caratteri della psicodinamica freudiana, quelli della psicodinamica reichiana, e anche qui li trascende un po' e include. Fenomenologia che però non trova utilità se non marginale nella diagnosi. Così come uno potrebbe il transfer, cioè se tu parli con, è ovvio che per uno psicanalista è impossibile considerare una terapia senza considerare il transfer. Non è che, dato che siamo psicoterapeuti transpersonali, non esiste il transfer. È chiaro che esiste in ogni momento il transfer. Non usi il transfer come tua metodologia terapeutica, nel senso che il transfer è trasceso, incluso nel trans. Cioè, se io divento te e sento quello che sta succedendo, eccetera, riconosco anche le tue proiezioni su di me, no? Delle figure parentali, e riconosco il mio controtransfer, cioè è trasceso incluso nella padronanza del trans, il concetto di trans. Per questo che se tu parli con uno psicanalista, se hai l'epistemologia, sai accogliere la sua visione del trans e sai lasciare che la tua venga accolta senza che sia in contrasto, nel senso che certo che sì, come fai a negare che c'è un trans che proiettiamo sugli altri? Certo che sì, non lo usi come centro della tua metodologia. La BTE è nata nelle migliaia di ore di lavoro terapeutico con le persone, quindi ci sono migliaia di persone e tanti casi trattati dal punto di vista clinico, che sono lì, nessuno ha fatto ricerca su questi dal mio punto di vista. Poi è diventata un metodo insegnato che sembra funzionare, si è incominciato a fare qualche piccola ricerca, c'è l'esperienza clinica, cioè l'esperienza formativa, l'esperienza di ricerca sta incominciando. Io posso dire quello che ho visto e quello che voglio trasmettervi. Non ha importanza, o meglio, tu sai riconoscere attraverso la fenomenologia che hai di fronte, ma non scendi a quel livello, o meglio, non utilizzi quel livello di intervento, perché il focus non è io tratto il tuo disturbo, è instauriamo una relazione, e questo lo dicono tutti, che è la relazione che cura, per cui da questo punto di vista sei. Ma questa relazione che cura in realtà è un trans, perché è io, te e il campo, non è solo io con te, ma io, te e il campo. Quindi io mi occupo di curare la relazione, se vuoi dire in termini umanistici, e so che questa relazione è quella che cosa di più, che è un trans. E quindi io ho strumenti per lavorare con questo, che trascende e include il fatto che tu abbia esprima dei sintomi di disturbo di personalità, perché ogni manifestazione che tu mi porterai sarà riconducibile come qualche cosa che interferisce o che fluisce, come qualche cosa di identificazione o di disidentificazione, come qualche cosa che ti limita e ti blocca e non ti consente di accedere alle risorse che ci sono appena oltre, no? E allora io mi occupo di questo. Cioè, se tu mi arrivi con una ossessione, io non mi occupo di curare la tua ossessione, ma la tua ossessione è semplicemente una manifestazione che dietro le quinte mi porta delle risorse, delle qualità, che mi porta già la risposta nella tua domanda. Se c'è un'ossessione, dietro ci sarà una forte aggressività che viene trattenuta, questa forte aggressività nascerà da qualche dramma personale vissuto, no? Ma io lavoro su questo, io lavoro su riconoscere quello che è le potenzialità, io lavoro su riconoscere, per esempio, espandendo, navigando, e di seguito a
fare affiorare, mettere in moto tutto quello che porta dietro di sé questa cosa qua, quindi affioreranno situazioni dell'infanzia, affiorerà tutto quello che ha, entrerò in dialoghi maieutici, cioè lavoro sulla fenomenologia del processo e ho strumenti per lavorare sulla fenomenologia del processo e per riconoscere la disarmonia o l'armonia, l'interferenza o la risonanza, l'identificazione o la disidentificazione, e con quello, quello è il mio strumento metodologico di cura. Favorisco il passaggio da un trans cronicizzato a un trans più fluido, perché favorisco per esempio l'accesso alle risorse archetipiche che alle qualità una persona che presenta dei disturbi ossessivi ha una divergenza al controllo eccessivo di elementi di aggressività o di negatività, e allora incomincio a lavorare su quello e via di seguito. Io non ho la necessità di considerare quella manifestazione come una sindrome e di utilizzare un protocollo per trattarlo, perché non mi occupo di curarti il problema, mi occupo di favorire una trasformazione della tua coscienza. Se io espando e attingo tutte le risorse del tuo sé, il problema è già infinitamente ridotto, perché mi parla di infinite qualità. Se poi io considero il campo archetipico, ancora di più quel problema diventa qualcosa di estremamente ridotto, e ho tutto questo infinito di risorse e potenzialità da utilizzare per metterle in contatto con il tuo problema. Perché se io dico, ah, come faccio io ad agire con un disturbo della personalità coatta o borderline, subito riduco tutto questo mondo di possibilità in un paradigma lineare, devo curare te che hai quel problema lì. Espando. È chiaro che se una persona mette il confine tra sé e la sua ombra, cioè viene con un problema con suo padre, tu lavori con il problema con suo padre, lavori sulla psicodinamica, certo che sì. Il confine lì ti porta a quello, ma tu non scendi giù, tu non ti riduci a vedere, a credere che il problema sia davvero con suo padre. Quello è il livello che la persona ti porta, ma se tu hai la visione più ampia, vedi quel livello biografico dove lui ha posto il confine dell'ombra all'interno di tutti gli altri contesti, e per cui è a disposizione risorse su tutti gli altri piani per agire su quella sua ombra. Non ti riduci a quello e quindi a strumenti prettamente psicodinamici. Certamente quello lì è una dinamica, è una psicodinamica dell'ombra legata a una storia personale, e quindi tu lavori con quello, su quello, ma lavori con strumenti anche più ampi. Visto che la persona mette il confine sull'ombra, ti devi dimenticare che è un eroe in viaggio? O ti devi dimenticare che anche per lui ha a disposizione risorse del mondo transpersonale superconscio? Le metti, pensa alla triade sciamanica, metti in contatto le risorse con il punto dove lui è, dato che affronti sempre, abbiamo detto, la trasformazione avviene sempre alla superficie del contatto, con il confine, giustamente. Quindi la persona ha messo il confine lì, tu non gli dici sì, ma che ti importa tuo padre, eccetera, tanto tu sei un eroe in viaggio. Lavori su quello che ti ha portato, quindi al confine che ti ha portato lui. Ma non sei limitato nel suo confine, perché altrimenti cosa viene andato a fare? Tu sei fuori da quel confine, lo vedi, e per cui puoi fornirgli rispettando il confine, perché è evidente che se quel confine lì, lui ha bisogno di stare lì in quel momento, però è venuto da te, per cui ha bisogno di stare lì, ci sono le resistenze, tutte le identificazioni, tutti i vantaggi dello stare lì, per cui lui vuole stare lì, cioè è ambivalente come ogni persona che ha un problema, vorrebbe uscirne ma vuole stare lì. Quello che cambia è lo scenario e gli strumenti metodologici che tu hai a disposizione, non il fatto che perché sei transpersonale trascuri il fatto che lui abbia un problema con la sua ombra. È un approccio fenomenologico la BTE, cioè è un approccio che osserva quello che avviene, accoglie tutto quello che avviene e lavora con quello che avviene, piuttosto che con interpretazioni o giudizi su quello che c'è. Ora, e poi certo, poi gli dai anche un nome, perché come ho detto prima, altrimenti glielo dai lo stesso. Intanto se tu hai il nome per dirlo, ah guarda, da elementi personali e elementi transpersonali, no? Gli elementi, gli organismi, c'è elementi archetipici, no? Hai la mappa e ti dice, ah ecco, l'esperienza non la toglie nessuno e se non avviene non comprende la mappa, ma è avvenuta e puoi avere un nome da dare, e questo nome da dare ti consente di lavorare, di crearla. Questa cosa qui è successa, gli hai dato un nome e sai che cos'è, quindi hai
la giusta epistemologia per lavorare con la forza archetipica e pulire il lignaggio della tua storia personale, appunto, dipende da dove metti il limite. Se in questo viaggio di discesa affiora il problema residuo con tua madre, hai messo il confine lì e dovrai lavorare sulla madre, non fuggire su. Ma puoi, dato che hai aperto questo canale, per lavorare con i problemi con tua madre, puoi attingere alla dea. E se allora, perché se tu guardi i problemi con tua madre da bambina, quindi con la subpersonalità e con l'identificazione della bambina, sei dentro in quel trans cronicizzato. Se tu riesci ad espandere la coscienza grazie a un'esperienza come quella, o a ritornare a un'esperienza come quella nella quale tu sai che c'è aperto un canale con le risorse archetipiche della donna adulta, questa forza qui la metti in contatto con quale affronti il problema con tua madre con delle risorse infinitamente più ampie. E gli dai un nome, come abbiamo detto, per qualche strano motivo la nomenclatura di questi archetipi è una nomenclatura che prendiamo dalla tradizione brasiliana, per cui potresti chiamarla Oshun o Iemanjá. E come ho detto, non è che allora tu credi che sia veramente Oshun. Nella tua epistemologia dai questo nome che raggruppa una costellazione di qualità, è come se fosse un mantra che, o una preghiera. Oshun subito ti riconnette con quell'esperienza lì, con quella costellazione di forze che è lì, perché altrimenti un nome glielo dai comunque, ma gli dai un nome magari meno funzionale, dici sì, ho sentito delle cose. Anche qua è un'epistemologia, però è un'epistemologia un po' confusa, un po' più grezza. Oshun è una parola, è collegata con un mondo archetipico, poi è sempre un problema di identificazione nostra o di con che pensiero ti approcci all'esperienza di Oshun. Se ti approcci con un pensiero magico superstizioso, credi che Oshun sia quella divinità o quello spirito che fa, con uno mitologico o con uno sovrarazionale che non nega la forza spirituale di Oshun, ma non crede che sia davvero Oshun. Astratto, biografico, morte, rinascita, transpersonale, per esempio. Questa è una mappa che puoi acquisire, ti può dire, ah, come faccio io di fronte a una persona? Ah, per esempio, posso leggere il processo secondo queste quattro fasi che ho cominciato ad acquisire, che ho cominciato a verificare. E allora se una persona è nell'astratto, lo aiuterò attraverso pratiche, attraverso espandere, facendo qualsiasi cosa, so che arriverà prima o poi a portarmi contenuti biografici. Se questo mi parte con gli extraterrestri, gli spiriti, dico calma, riportalo al biografico. Se questo magari ha affrontato il biografico e non arriva al transpersonale perché se la fa sotto a lasciarsi andare alla morte e rinascita, non vede dov'è, dove può già andare, c'è di mezzo la paura di, e allora so che è lì e che dovrò lavorare su morte e rinascita di qualche tipo, di qualche forma, sia una situazione cognitiva, sia un'esperienza di emotiva di resa, sia un cambiamento di abitudini, perché si affronteranno, si arriveranno a, ecco, incomincio a notare dei segni transpersonali. E allora gli nutrirò, favorirò, lo inviterò ad espandere quella dimensione e a metterlo in contatto con gli altri livelli, in modo che la viva su tutti i piani. Questo per dire quattro fasi, che queste qui sono fasi, potremmo dire, orizzontali. Le mappe evolutive sono quelle settenarie dei sette dualismi, che sono collegati ai sette chakra, sono collegati ai bisogni di Maslow, la piramide dei bisogni di Maslow, sono collegati al viaggio dell'eroe, appunto, che ha le sue fasi tipiche che si ricollegano a questi dualismi e alle posizioni psicodinamiche che sono appunto da schizoide, orale, anale, psicopatico, rigido, genitale, transpersonale. Ognuno descrive un mondo, quindi tu sai che se riconosci una fenomenologia orale in una persona, sai quali sono le risorse di quella dimensione lì e sai che il passaggio evolutivo che ti aspetti che avvenga sarà un passaggio verso il prendersi il proprio potere e separarsi dalla dipendenza, però te lo costruisce poco a poco.